ragazzi, qui dietro ci siamo con Lucius, quindi allora riprendiamo, prendiamo la sua chiave inglese come abbiamo fatto la scorsa volta. L'ho presa? Sì, l'ho presa, ok. Adesso dobbiamo andare, se non mi sbaglio, a rompere qualcosa, a lavarmi i denti. sì, comunque sì, mi sa che non me l'ha aggiornato che ho preso la chiave inglese. Vabbè, comunque, vediamo se me l'ha aggiornato adesso. Non me l'ha aggiornato, vabbè, vediamo se la riprendo, se me la aggiorna. Non vorrei che poi non andasse perché non me lo aggiorna. Voilà. Prendiamone un'altra, va. Prendila. Olè, vedete, sono un genio. Ora me l'ha aggiornato. Quindi dobbiamo rompere qualcosa. Ora, dato che mi ero bloccato poi, perché anche dopo il video non sapevo che fare, mi sono informato e ho letto di armeggiare col piano. Vediamo. Hai dormito bene? Ah merda, c'è questa puttana che mi sta fissando. Mamma, vaffanculo, che ti faccio implodere con il pensiero. Ok, vai via, guardami. Guarda che figo che sono, neanche Scarface. Vai via, chiuditi, porta. Porta di merda, chiuditi. Solo perché non ho il tasto sinistro. Ora prendiamo la chiave. Olè. Sì, ce l'ho fatta. Allentare viti e piedi, pedali del pianoforte. Ok. Q Ivor. Bene, ora dovete tirarlo qui in qualche modo. Beh, andiamogli a parlare e diciamo che non si può parlare con tuo padre di quello che... Sì, va bene, va bene. Vediamo se... Apriti, ti prego. Vediamo se glielo dico, se ci va. Ah, devo anche tirarcelo. Beh, scusa se tipo gli rubo la birra e gliela porto là. No? No. Ok, se lo suono forse gli dà fastidio perché lui è ubriaco, vuole dormire. Può darsi? Può darsi. Allora, io queste cose le ho già fatte. Devo usare la telecinesi forse? Forse sì ragazzi. Forse sì. Vediamo. Vai. No, ok, non lo devo fare. Sono figo quando faccio così. Lo so che mi vuoi fisicamente quando faccio così. Scusate, ma sai che cazzo devo fare? Cosa? Dimmelo! L'ho già fatto? No, provaci di nuovo. Ok. La regia mi dice che devo fare qualcosa. Infatti, ho già fatto. Devo rattirarlo in qualche modo, ma non so come fare. Aspettate, ho sentito dire uffa. No. Forse devo prendere i vini che sono di là. Come faccio a tirarlo? Che palle. Allora. Cazzo, non si apre. Vediamo. Se rompo le bottiglie di vino, magari si incazza. Vediamo. Si incazza, arriva qui. Quella non me la fa prendere. Questi, minchia, le ho rotte tutte quelle che erano qua. Merda. E ora? Vediamo cosa posso fare con la... No, ok ragazzi, stop e... Ah no, aspettate, forse... Arriva? Non prendo le cose? Mamma, vaffanculo. Niente ragazzi, aspettate che... Ah, aspettate, perché c'è la croce. Forse è per quello. Forse è per questo, che non posso fare nulla. Credo sia per questo. Vediamo. Vai. No, ok, no. Non lo devo fare. Aspettate che sto... Ok ragazzi, andiamo avanti. Quindi, allora, so cosa fare. Ovviamente perché ci sono arrivato io, tranquilli, non per altro. Non preoccupatevi che non guardo mai guide io. Allora, dobbiamo entrare qua dentro e ho scoperto, per mio intuito, che bisogna prendere questa matita e scrivergli sul suo notebook qua, sul suo blocco note, che devo riparare il pianoforte. Cioè, è assurdo, ma grazie a mia intelletta ce l'ho fatta. Lo so che sono bravo, lo so, tranquilli. Non ho neanche guardato un video, no. Non era neanche di PewDiePie, no. Ok, adesso questo però... Oh, bravo, riparo sto cazzo di piano. Sì, ubriaco, così mette tipo il do sul la e il la sul fa, il fa sul mi e il re sul fa. Fo. Adesso. Dai, una matita in mano e non ho paura di usarla, muoviti. Su, muoviti. E lì piano, dai, comincio a prendere i miei poteri io. Dai. Prova a farci qualcosa, dai, eh. Non fare caso al bimbo che ti corre incontro. Allentano di continuo. Sì, si allentano, come no.
Non funziona. Ah, ok. Ha funzionato, sì. Però la colonna. Però la colonna sonora è assurda, minchia ragazzi. È terribile sto gioco. Oh mio dio! Ora cosa dirà il poliziotto? Dirà, vabbè, si tratta di... A quanto pare abbiamo caso. Un debole. Si tratta certamente dell'alcol, signor Wagner. Sapeva che Ivor era alcolizzato. Volevo licenziarlo per via della fuga di gas, ma non ci sono riuscito. Con tutto quello che stiamo passando ultimamente. Capisco cosa intende. Lei pensa che si tratti di una serie di tragici incidenti, non è vero? E potrebbe avere ragione, o forse no. Mi permetta di dubitarne, senatore Wagner. Dovrò parlare con il personale della casa. C'è qualcosa che mi sfugge. Se qualcuno le dice qualcosa, la prego di chiamarmi, mi raccomando. Parlerà con la statua adesso che c'è lì accanto. Quella statua michelangelesca. Ora, se c'è la scena dove c'è il diavolo che mi parla in camera mia sulla sedia e tutto, sul filo del rasoio, qualcuno che si rade, immagino. Comunque, qualcuno che si rade? Di qua c'ho gli spoiler intanto che arrivano. Se c'è la scena in cui c'è il diavolo che mi parla, eccetera, eccetera, mi avete consigliato? No, non c'è, che palle, di puntargli la torcia contro e vedere cosa accade. Appena si può fare, lo faccio. Però c'è ancora io. Cosa vuole? Forse potrei usare una delle mie nuove abilità. Ma cosa? Non ce l'ho fatto. Alcuni mi hanno anche scritto che questo gioco è il bug più assoluto e me ne sto accorgendo. Ma davvero tanto. No, aspetta. Perché sono sveglio? Cos'è che mi ha svegliato? Non capisco più niente, perché non sto facendo una nuova missione? Perché? Già si sente la mancanza di Ivor. Della se casa. Vuoi quella bici per Natale, ah, okay. Devi cominciare a dare una mano in casa. Oh, davvero, devo portare fuori l'immondizia. Vaffanculo, madre. Meno male che so già dov'è, perché l'avevo fatto la scorsa volta per caso. Meno male. E qui mi sa. Sì, ma come cazzo facevo a saperlo se non lo facevo per caso? Guarda qua. Ma dai, ma come facevo a saperlo? La metto nel refrigeratore, immagino. Ok, portiamo fuori l'immondizia. Apri, va. Sono un bambino modello, come no? Da che parte? Ah, da qua si esce. Ma non credo sia la porta di casa. Questo è un altro refrigeratore. Oh mio Dio! No! Devo ammazzare lui, Lo smetto. Però ci stava. E sai che non dovresti fare quello che stai facendo? Jed si chiama? Ti farò diventare un Jedi con una spada laser nel culo. Sta sempre qui dentro, come faccio a levarlo di mezzo? Troppo facile, basta fargli implodere la testa, no? Sei il diavolo, puoi fare qualunque cosa, cioè l'unico vantaggio che hai essendo il diavolo. No, vero, no, sarebbe troppo semplice, ok. Ok, ah, forse si esce di là, aspetta, è dovuta alla spazzatura. Prima le cose di casa e poi i miei super omicidi, giusto? Mi pare corretta come cosa. Voilà, siamo fuori per la prima volta. Dove cazzo lo bulla? Vado a buttare la spazzatura adesso. Chi è qua? Che è il schiavo? Ci abbiamo dei schiavi in sta casa? Non ci parlo. Antonio! Mi troveresti un po' di benzina per mettere in moto questo vecchio cartoncino? Devo trovare anche la benzina alla gente adesso. Vaffanculo. Allora, dove la butto la spazzatura? Oh, che palle. Questo cos'è? Non puoi farlo, appoggia un po' sta merda. Cosa c'è? Forse... con una... no? Cosa c'ho in mano però? Che è? Una penna? Possiamo usare una chiave? Possiamo usare una chiave, vediamo? No, intendo prendere. Non posso farlo con questa, magari posso farlo con questa? No, ok. Non posso fare... forse cacciavite. No? Dove? Ah, la benzina anche qua comunque. No? Ma una tanica di benzina? Nuovo oggetto nell'inventario. Abbiamo un trapano. Se trappano la testa quello là in casa.
Ho fatto qualcosa, l'oggetto è stato usato correttamente. Ok, ora via subito. Prendi subito l'immondizia. Via, nessuno mi ha visto. Dove va quel tubo, fra l'altro? Vabbè, comunque. Dove cazzo butto l'immondizia in sta casa di merda? Bippiamo una casa di 7 milioni di metri quadrati e non c'è un fottuto bidone. Mamma. Dove butto l'immondizia? Tu lo sai. Oh. Devo per forza farlo. Portare fuori e basta, butto qua, affanculo. Portare fuori, non buttarla nel suo posto. Senti, ho bucato una tanica, ma l'ha subito leccata. Io ho un lavoretto per te. Niente, proverei. Come faccio a trovargli della benzina adesso a sto stronzo? Tu lo sai? Ma che palle, non sei niente anche te però, è impossibile sto gioco. Non sale, è buggatissimo, guardala, è il diavolo e non sa salire uno scalino. Dai! Forse qui? Devo andare qui? Dove sono adesso? Allora? Dov'è la spazzatura? Devo buttare la spazzatura, ma non c'è nessuna spazzatura. Non c'è fottuto bidone per l'immondizia. Non so neanche dove sto andando in verità. Cos'è questo? Utility room. La stanza delle cose utili, dai. Ah, wow, la stanza di panni sporchi, guarda qua, il peggio schiava. Viene una volta a settimana e lo pagano il doppio di me. Cosa garage, c'è forse in garage. Dopotutto sono solo maiali, sono sicura che riuscirei a farlo da sola. Cosa c'è di difficile nel macellare? Dopotutto sono solo maiali, ha detto sta puttana. Perché non faccio implodere anche lei? Guarda, toccherà anche a te, tranquilla, piano piano. Perché c'è, quanta gente c'è qua dentro? Mi bruciavano vivo e io non potevo fare nulla. Ok, questi hanno gli incubi su di me che li brucio. Non posso uscire. Non posso uscire. Dove butto la spazzatura? Ragazzi, già buttare la spazzatura in sto gioco è impossibile. Cos'è qui? Ma sarà che non hai ancora ascoltato niente di buono. Ma dai, mi sono chiuso in gabbia. Ma dai, apriti. No. Oddio, no. Ah, sono il diavolo e non riesco ad aprire una fottuta porta. Chiavi? Non ho visto nessun nastro. Magari l'ha preso giù. Nuovo oggetto ma davvero devo fare tutti questi giri solo per una missione? È terribile. Non ne sono sicuro. The Fire Rose Reel. Cos'è sto posto? Dove sto finendo? Oh mio Dio, ragazzi. Dove sono? 1960, 1800. Vuoi un po' di benzina? Sei proprio del vino? Che caga. Non pensavo ci avessero la fisica. Vabbè, non credo sia utile stare qua. Levati, io devo rubare una bottiglia. Sono Batman adesso. Devo rubare una bottiglia o no? Non credo. Questo accende e spegne. Qui ci sono delle bottiglie, dei barili. Forse. Chiavi della gabbia di stoccaggio. Una pistola sparacchia di scarica. Non posso bucare sti affari. Ok, io mi riprendo la chiave semmai. Ok. Ora che ho la chiave. Chiave della gabbia di stoccaggio. Che cazzo mi serve? Questa? La gabbia di stoccaggio. Cosa c'è qua dentro? No, che poi mi si chiude. Non c'è niente tanto qui dentro. Ok, ora però c'ho una chiave. Non posso quindi per Ciao, Lucius. Ciao, Lucius. Perché non vai a cercare il nastro del mio gruppo? Ah, certo. Andrei io, ma devo aspettare che arrivi tuo padre. Certo, altre missioni non giungono. La chiave a croce per le ruote è nel magazzino. Pure questo ti devo con te, pure la chiave a croce. Ma che cazzo sto su? Cerco un utensile per il meccanico. Ma che utensile che non me lo ricordo più? Dai, su. Ciao, amico. No, non sei tu. Sei tu che mi hai chiesto da fare. Dimmi, hai visto in giro la cassetta? La cassetta. Questa che cosa ti sembra? La cassetta lo devo prendere. Oh mio Dio, sto gioco è un casino. Come ha fatto Trombone a finirlo, bastardo Trombone? No, qui non c'è. Qui? No. Vabbè, non può essere qui in effetti. Allora, io ti devo portare un qualcosa. Una cassetta e una chiave. A croce? Forse. Cos'è questo? Un nuovo oggetto nell'inventario? Cosa? Era invisibile, fra l'altro. Fusibile da 30 ampere. A caso. Poi,
preservativo alla fragola, poi lubrificante all'anguria. Cazzo sto facendo questo gioco io? Vado al macellaio. Come? Vado al macellaio. Devo andare al macellaio? Ma non posso, non sì. Oh, aspetta, aspetta, qui c'è qualcosa. Metto un fusibile. Ho fatto qualcosa. Questo gioco, ragazzi, in effetti, però devo ammettere, è il più complesso che io abbia mai visto. Cioè, giocato, cioè. Viene una volta a settimana. Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Toccherà anche a te. Allora. Cazzo, cazzo, cazzo. No, comunque io scherzo, ragazzi. Sono. Che? A me è la spazzatura. Sono vegetariano, per quello ho detto quelle cose. Ma stavo scherzando, ovvio che non mi ammazzo, è nella vita reale. È ovvio, però qui che è un gioco sto facendo il cazzone, no, perché poi alcuni mi dicono ecco Dido hai detto questo, quindi almeno evito. Quindi ora che ho fatto tutte queste cose e qui ho acceso, forse se ho qui ho acceso la luce, cosa è servito accendere qua, cosa è servito non lo so. Io me ne torno dal macellaio allora, anche se non potrò fare nulla. Qui non so se salire, anche se è tipo onnipotente. Allora. Allora. Cazzo dai! Il macellaio, ma. Cos'è questo? È un pezzo del pianoforte. Il macellaio, il macellaio, il macellaio, il macellaio, il macellaio, il macellaio, il macellaio. Dai! Qui. È qui! È qui! Ok. E ora cosa cazzo ci fai? Perché non riporre quelle scatole nel congelatore? Non pesano devo, molto! Devo riporre delle scatole nel congelatore, quali scatole? Queste? E va bene. Congelatore dove ho ucciso tua moglie? Cazzo, perché? No, in verità non era sua moglie, però l'ho detto così random. Forse ho imparato a aprire la porta. Sì, ho trovato il tasto sinistro finalmente. Riponi. Fanculo, riposta, ok? Vediamo cosa mi dà Kung Fu. Muovere le casse di carne, no, neanche. Fanculo, allora quali? Ho trovato il tasto sinistro, perché non. Ah, fuggiava meglio comunque. Quali scatole? Ah, questo. Non ho tempo per giocare con te. Oh, senti, o ti fotti e stai zitto, o mi. Come fai a fare quello che devo? Perché non riponi quelle scatole? Quali fottute scatole? Non pesano molto. Non le trovo. Queste? No, mi credo, ma non devi passare. Eh? Se devi andare a finire la lampadina devi passare le destra. Devo portare le scatole. Lo so, presuppongo quella destra, così per passare e fulminare la lampadina. Quindi. Non le posso prendere. Vabbè, devi fulminare la lampadina. Grazie. Allora, vediamo se riesco a fulminarla. Individuato, oddio. Fine partita, grazie. Ma no, devi fare il. Allora, bisogna fulminare la lampadina. E con la telecinese. Non lo dire, spoiler! Smettila di comportarti così. Comunque, ragazzi, questa parte finisce qua. Abbiamo fatto una vittima. Nella prossima parte toccherà la seconda. Quindi ci vediamo perciò nella seconda parte, nella prossima parte, lasciate un mi piace, un commento, diventate fan, aspetta un attimo. Quell'affare che era su un balcone, poi che fine ha fatto alla fine? Voglio vedere se si può allora fare. Oppure quell'altro o no? Voglio un attimo vedere. Dov'è? Che palle dalla parte opposta della casa, ci metterò 2 anni ad arrivarci. Dai Lucius, fatti un po' sta corsa. E dai. Ciao mamma, sono impegnato. Oddio, devo riportare fuori l'immondizia. Ci vediamo nella prossima parte, lasciate un mi piace, commenti, vi invito alla sua. Ciao!